Buongiorno, 8:24. E allora, eccoci qua. Parliamo dell'over 3:30 di ieri, delle pillole. Abbiamo cominciato a testarli insieme, a vederli insieme. Primo test, risultato, così così. Anzi, non proprio così così. Qualcosa in più. Perché? Eccole qua, ricordate, no? Le quote di ieri. Io ci ho fatto uno screen proprio per avercele oggi. Allora, noi avevamo valutato che quando l'under 3,5 supera la quota 1,40, probabilmente c'è una goleata in quella partita. Avevamo previsto che di scegliere un primo range di test in virtù del fatto che la partita dell'Inter, vabbè, 3-2, era 1,40, di interessarci di focalizzare un primo range di quote under 3,5 comprese tra 1,40 e 1,50, e abbiamo scelto l'Ipswich Ajax Chelsea. Ajax Chelsea è finita 1-0, e vabbè, 0-1, e vabbè, per niente rispettato, né l'over 3,5 e manco l'over 1,5. E quindi Leipzig e Chelsea avevamo fatto una doppietta, 1,57, 1,55 a quota 2,43, totale, prodotto totale, che ovviamente è saltata. Però avevamo anche fatto sulle quote ancora più alte, cioè range 1,60, 1,80 di under 3,5, avevamo anche fatto un sistemino 2 su 3 con Salzburg-Napoli, Genk-Liverpool e Slavia-Praga-Barcellona. Bene, due hanno fatto 5 gol, il Genk-Liverpool e il Napoli-Salzburg, e quindi sarebbe entrata una bolletta che ci dava 12 euro di profitto. Vi ricordate, no? 12 euro di profitto. Diciamo che meno i 10 che avremmo potuto giocare sulla doppietta dell'over 2,5, qui di Leipzig Ajax Chelsea, insomma, avremmo guadagnato un qualcosina, non avremmo perso. Ma non è questo lo scopo del test, né degli over under 2,5, né degli 1,5, è quello di individuare il range giusto per l'under 3,5 per poter giocare in over 3,5. Però continuiamo con l'analisi di ieri, cioè con quello che abbiamo detto ieri. Ci eravamo poi focalizzati sull'Inter Borussia Dortmund, per la quale avevo detto che l'Inter vinceva a 2,27, e così è stato. Che era under, e così è stato. I combo, multigol 1,4, multigol 2,4, 2,5, non mi ricordo, così è stato. Vabbè, Inter ha soddisfatto quello che tutto sommato avevo rilevato da Planet Studio. Ora ripeto ancora per l'ennesima volta: questo file non è in vendita, per favore, per favore, per favore, non è in vendita, grazie. E poi è inutile che vi incazzate, l'ho detto più volte, non è in vendita, ma perché non lo vuoi dare? Ma non è che non lo voglio dare, è un lavoro in continuo aggiornamento. Come faccio a dare, a vendere i file e poi continuamente aggiornare, cioè, lasciamo stare. E poi a me serve per creare tutto quello che creo, vabbè, ma quindi da Planet Studio avevo rilevato che l'Inter era under, avrebbe vinto l'Inter, e vabbè, così è stato. Poi abbiamo anche valutato, cioè mi sono soffermato tutto sommato su questi due over 1,5, 1,18, 1,18, e avevo detto che uno dei due era fake. Ancora lo sostengo, nonostante che Benfica Lyon sia addirittura finita over 2,5 e l'Inter ha fatto 2-0, però sto 2-0 dell'Inter, insomma, un po' forzatino. Ma sta di fatto che comunque chi ha giocato l'over 1,5 ha vinto, quindi il fake non c'è stato. Però io resto sempre dell'idea
che per me questi due qua erano uno dei due era un fake. Vabbè, questo è quanto è successo ieri, è quanto ci siamo detti ieri nel video di ieri. Oggi è oggi, andiamo avanti. Oggi andiamo a vedere un poco in Europa League, continuiamo a vedere sto under 3 e mezzo che cosa fa. Cominciamo ad individuare le partite, poi vediamo quelle che potranno interessarci e quelle che non potranno interessarci. Allora abbiamo sto Young Boys Feyenoord a 1,52, abbiamo sto Porto Rangers che non ci credo a 1,41. Chi c'è più di alto? Sporting PSV Lask Linz 1,43, Arsenal Guimarães 1,58, Eintracht Standard Liegi 1,57. Sono queste quattro qua. Qua abbiamo l'1,01, qua abbiamo l'1,04, qua abbiamo l'1,01, qua abbiamo l'1,04 e qua abbiamo l'1,05. Allora, di questi qua cominciamo a dire che ce ne andiamo. In over 2,5 per quanto riguarda Young Boys. Allora, non dobbiamo fare questo fatto, lasciamo stare, noi dobbiamo solo valutare l'under 3,5 come si comporta. Quindi a questo punto qua abbiamo il 2,30, il 2,59, è inutile che siamo 2,54, 2,18 e 2,18. Ma questo uno di questi 2,18 non mi piace. Ma dici, ma perché? Perché quando vedo i gemelli, come pure su 4,10 e 4,10, 1,17 e 1,17, vedete? Vediamo se ce ne sono più, almeno in questa colonna, in queste due colonne qua, se ci sono altri similari. No, similari uguali. 4,10 e 4,10. Le 76 ce ne sono più, no, le 18 ce ne sono più, no, sono questi due qua. Allora, pure queste coppie qua, guardate, 2,18, 1,58, 2,18, 1,57, 4,10, 1,17, 4,10, 1,17, uno di questi due qua è un fake, va buono, cioè. Voglio dire che non tutti e due saranno under 3,5, considerate sempre la quota favorita. Uno dei due, cioè voglio dire, sì, uno dei due non sarà under 3,5, va buono? Come qua, uno dei due non sarà under 3,5, secondo me. Ma sto fatto dei gemelli, tenetelo sempre più o meno presente. Poi vi accorgerete. Quindi 2,30, 2,59, 2,54, 2,18, 2,18. Vabbè, facciamo questi qua. Sono 2, 3, 4 e 5. Ok, cominciamo a togliere gli under, non ci servono più. Come si farebbe? Ah, l'ho fatto, l'ho tolto, chi era? Questo qua. Come si farebbe? Diceva bene, se quando poi l'abbiamo individuato, che facciamo? Ecco qua cosa facciamo. Li prendiamo, li buttiamo dentro a 2, 4, 5, 2, 3, 2, 5 e vediamo che cosa possiamo fare. Quota 71,99, over 3,5, 10 per 10, 47. Se ne entrano 2 su 5, recuperiamo il 50%. Se ne entrano 3, non lo sappiamo, dobbiamo vedere il famoso discorso, ma dovrebbe essere considerato 47. Se entrano 3, quando entrano 3 bollette, insomma, dovrebbe essere intorno ai 130, 100, quindi andremo di un 30-40% in profitto. Tutte quante, dubito.
E se 10 triple è la stessa cosa, però cambia il 109, quindi abbiamo uno scarto di due errori. Preferite questo o preferite le doppie? La doppia ci fa recuperare, se ne entrano solo due, il 50% della giocata, quindi recuperiamo. La tripla invece ne devono entrare 3 su 5 ed eventualmente ne entra una sola, andiamo un 10% di profitto. La scelta è vostra, ma non dobbiamo giocare, li stiamo solo valutando, stiamo vedendo eventualmente quali potrebbero essere le modalità di gioco poi una volta individuati questi parametri, cioè queste partite, queste scommesse. Ok? Babbo, questo oggi vediamo che cosa succederà con queste partite. Intanto andiamoci a prendere acquisizione schermo, a selezione, e ce le astipiamo. Benissimo, salviamo. Poi sapete che facciamo pure? Ci prendiamo pure tutto lo specchietto delle quote, così domani ce le riguardiamo. Selection. Vieni qua, eccoti qua, benissimo. Salva, 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 salva George. Vabbè, e allora, e questo insomma, e continuiamo a vedere solo over 3,5. Come va e come non va. Plaf, non ci serve più. Che cosa andiamo a vedere ora? Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante. Qualcosa che ci può convincere. E allora andiamo a vedere. Store 43 mi piace. Celtic Lazio, se questa quota 2,40 è confermata alle 21, poco prima delle 21, cioè Celtic starà sempre a 2,40, 2,42 massimo, ma non sotto 2,40. Amici miei cari che vi voglio tanto bene, prendetevi sta bella X2, vedete? 1,55. Se sto 2,40 sarà confermato fino alla fine. Prendetevi sto bel X2 ed eventualmente volendo fare un combo non lo facciamo, mi tengo X2 e basta, 1,55. Poi dovrebbe andare bene pure sto 1,44 dell'Eintracht. Dovrebbe andare bene pure sto 1,54 del Krasnodar. Se 2,42 scende a 2,40. Io poi non lo so e non lo vedrò, non lo seguirò. Non vedrò queste quote dell'ultimo momento. Però sono delle indicazioni che do a voi, eventualmente potrete valutare. Che c'è più? Che possiamo beccare più da qua dentro? Qualche gol e gol interessante. 1,80, 1,90. Mi pare che 80 nel 90, 80 nel 90, 80 nel 90, nel 70 203, valico 203, dovrebbe essere nel 70 203, si è allineato, quindi non ci serve più, nel 70 203, nel 77 nel 94, nel 77 1,94 la coppietta. 1,77, io me lo prenderei. Dove sta?
nel 77 e nel 94. Nel 24. Dovrebbe esserci. Invece uno nel 90 o nel 80, perché mi ricordo una coppia del genere era interessante. Uno nel 90 e uno nel 80. Quindi il gol è gol a 1,90. Ce lo prendiamo? Ce lo prendiamo? Che dici, ce lo prendiamo? Ma mettiamocelo, va, chi è? Alkmaar Astana. Over 1,60. Over 1,60. Qual è l'altra quota? 2,20. Sei. Buttiamocelo, con le gol della Z Alkmaar Astana. Mi piacerebbe trovare un bel non gol, tosto però, bello altino. Bell'altino 1,56 e 27, 1,56, 2,27. Mamma mia, sta rovesciando, sta pegando uno su 1,45 e 56, 1,45 e 56. E perché no? 53,43, 13 volte ha fatto non gol. E perché non me l'ha già pigliato sul 53? Dove sta? Del 56, che è del 56. 1,45 del 56. Perché non me lo devo prendere? Chi è? Roma, Borussia Mönchengladbach. Non gol. Cazzo. Voi che dite? Come singola. Non sarebbe male, no? Babbo, io la lascio. Poi. Babbo. Quindi che cosa abbiamo qua? Saint-Étienne. Certi classi se la quota del 40 è confermata. Eintracht dovrebbe entrare. Casinotar uguale, perché è la 2,42. Dovrebbe farcela. Il Casinotar. E poi abbiamo sti tre da Planet Studio. Chissà. Chissà chi lo sa. Vediamo. Tanto sono tutte valutazioni così, non è che dobbiamo giocare 42-32 a quote, credo che sì. Però facciamoci una bolletta, ci facciamo una bolletta e facciamoci a bollette. Oh. Ah, quello l'ho cancellato però. È interessante fare uno screen. Babù, la prenderemo dal video. Va buono. Ma volete fare una bolletta? Volete fare una bolletta? Volete che facciamo una bolletta? E facciamo una bolletta. Facciamo con i multicool. O facciamo il primo tempo. Dove sta? Over under il primo tempo. Over under primo tempo, over 0,5, under 1,5, over 2,5, under 2,5, under 2,5. Allora, andiamo a cominciare a guardare. Qual è la quota più alta dell'under 2,5? 1,12, 1,15,
né 11, né 12, 1 e 14, 1 e 14. Per cui si presuppone che almeno queste qua dovrebbero essere over 0,5 al primo tempo. Giusto? Giusto. E allora noi ce l'andiamo a prendere e poi vediamo che cosa succede. 1 e 11, I don't like. 1 e 12, 1 e 22. Mi piace pure sto 1 e 28. Vedete pure qua, 1 e 20, 1 e 20, 1 e 14, 1 e 14. Questi qua, 2 e 16, 1 e 61. Questi qua sono dei fake. Sono dei fake. Dei fake. Tenetelo presente, vediamo domani che cosa succede. Però qual è il diverso tra i due? È questo qua, vedete? 3,99, un decimale in meno, poi tutto qua. È un segnale, è un segnale. E mettiamoci sto 1,20 qua. 2,29. Ci piace? Teniamolo così. Voi che ne dite? Ne parliamo domani? Ne parliamo domani. Un bacione, intanto. Intanto, aspettate, aspettate, aspettate. I baltoni, visto che lo state chiedendo, in particolare Andrea, è impazzito pure il baltone. Il baltone è pronto e oggi lo metterò nello store, nel pomeriggio, quindi la vostra serata. Speedybet, se riesco a farci le modifiche che ci voglio fare, perché voglio togliere i grafici e mettere invece un'altra cosa, lo renderò disponibile oggi, altrimenti al massimo domani. Va buono? Questi sono i due in uscita. Domani, che è venerdì, che dovremmo affrontare il weekend, domani invece vi mostrerò Matabook. Matabook. E tutti quanti, smasso Matabook, smasso Matabook. Ah, curiosità, curiosità. Lo so che è curiosità e non è intenzione di acquisto. L'intenzione di acquisto viene dopo. All'inizio è sempre questa curiosità. Noi diciamo che è sempre andato su Matabook. Lo vediamo domani. Domani vi aspetto con il video su Matabooks. Va buono? Quindi un abbraccio. A domani.